Io l'ho riavuto, però c'è tanta gente che ha diritto a farci una passeggiata, anche nei centri storici, Va bene, quindi Paolo. avere un'altra Dobro, una Dobro che possiamo dare a questa associazione. No profit, sarebbe un grande aiuto. Anche la signora Maria Elena Barile ha lanciato l'appello per l'acquisto di un mezzo simile al veicolo speciale che le hanno rubato e poi fatto ritrovare qualche settimana fa e per cui è stata avviata una raccolta fondi. Il Fiat Ducato di Maria Elena fu ritrovato dai carabinieri con tanto di scuse da parte dei ladri sul sedile passeggero ed è ancora in officina per alcune riparazioni. Così, in soccorso della donna 56enne che aveva una visita di controllo, è arrivato il pulmino di Angeli Senza Frontiere. La Onlus è destinataria della raccolta fondi avviata dalla famiglia Barile Damiani per consentire a tante altre persone fragili di poter raggiungere luoghi di cura, ma anche per poter frequentare cinema o teatri. Ci siamo accorti come questo problema riguardasse tanti disabili della nostra regione e quindi fosse un problema diffuso da risolvere. Per i disabili è importante condurre una vita normale, cercare di fare tutto come tutti noi. Hanno bisogno dello svago, di andare a mare, di andare al cinema, a teatro, quindi è importante soprattutto per loro condurre una vita dignitosa. La raccolta fondi servirà per acquistare un Fiat Doblò attrezzato in favore della Onlus Angeli Senza Frontiere, che già da anni si occupa del servizio di taxi solidale, ma anche di assistenza a persone anziane, diversamente abili e di persone affette da SMA e SLA. Quel Fiat Doblò che voi andrete ad acquistare attraverso la raccolta fondi servirà poi a tanta altra gente che potrà usufruire del servizio. Sì, infatti la finalità di questo Fiat Doblò è di offrire, come già facciamo comunque, un servizio a tutte le persone che hanno necessità, a tutte le persone che non avendo un mezzo si trovano nella difficoltà di poter raggiungere ospedali, centri diagnostici, ambulatori e quant'altro. In tutto ciò, Angeli Senza Frontiere vive e si sostiene sulle gambe dei tanti volontari che in maniera del tutto gratuita offrono il loro tempo e lo mettono a disposizione di chi soffre. Sì, la nostra associazione, nonostante sia accreditata dalla Regione Puglia, è un'associazione che non percepisce contributi da nessun ente pubblico e privato, ma si mantiene solamente con le donazioni dei nostri sostenitori. L'ultima in ordine di arrivo è stato l'acquisto di una sedia cingolata, una sedia a saliscendi della Mebe, che abbiamo acquistato grazie ai nostri sostenitori, che ci sono sempre vicino e ringraziamo per la fiducia che ci accordano. Un ultimo appello arriva proprio dalla figlia Rita Damiani a donare il proprio contributo per realizzare questo piccolo sogno. Mi auguro davvero che tutti riescano a capire quanto sia importante dare la libertà agli invisibili, quanto sia importante che tutti possano muoversi, possano condurre la loro vita nel migliore dei modi. Quindi mi auguro veramente che partecipino attivamente a questa donazione, a questa raccolta fondi.